chiamo Roberto Fabbri, siamo a Sant'Arcangelo, rappresento in questo momento la società agricola Fabbri, che è composta dai miei genitori, da Maurizio, che è mio fratello, e da mia moglie Mirka. Allora, il quesito dei cachi a volte è disturbato da vecchie storie. Il caco vuole maturo, ben maturo, mangiato da seduto a tavola, corredato con un buon bicchiere di vino, in questo caso Sangiovese, e dell'ottimo pane normale, pane comune. Io ho già scelto il mio caco, me lo metto a tavola, gli stacco il picciolo a fondo. Il caco va mangiato con la buccia, ragazzi. Per essere educato mi posiziono in questo modo, lo apro e incomincio a spicchettarlo. Da qui nasce un nuovo attore, che è il pane, che se no non è la stessa cosa. Si può fare il poccio e poi si inizia meraviglioso, fantastico. Per dare un seguito a questo, a questi sapori che sono veramente forti, alla vostra salute. La nostra attività è come un campionato di calcio, uguale. C'è un inizio, c'è una fine, c'è il centravanti che fa gol, c'è il portiere che para. Io mi posiziono come quello che dovrebbe fare gol e non sempre riesce a farlo. Il babbo per me rappresenta la saggezza, l'equilibrio, l'intelligenza e la lungimiranza. La mamma rappresenta la devozione, una donna che si è piegata ma non spezzata per lavorare. E un sorriso da lei rappresenta sempre tante cose. Mirka, mia moglie, oltre a legarci un affetto particolare, lei riesce a sostituirmi in qualsiasi momento, quasi in tutto. Il mio fratello Maurizio rappresenta un pilastro. Senza di lui probabilmente tutto questo non si sarebbe fatto. Rappresenta una luce sempre accesa al magazzino. Ovunque io sia, so che lui c'è. Noi ci diciamo sempre che la base per poter fare il lavoro che stiamo facendo è essere in sintonia fra di noi in principal modo. Abbiamo la fortuna di essere in una sintonia perfetta e ci cerchiamo a prescindere uno con l'altro tutti i giorni, di tutti i giorni dell'anno, contenti, con un'armonia che mi piacerebbe che durasse, perché è molto bello come lavoriamo oggi.